Satoshi Fag, cioè quello fissato con Ash Ketchum. Forza Pikachu, adesso spacchiamo questo Graveler, usa fulmine come un effetto? Ma Ash nell'anima riesce sempre a batterli tutti con un fulmine di Pikachu, ma dai, ma non vale! Il giudice onomastico, cioè quello fissato coi soprannomi. Allora, ho chiamato Pikachu Topo Giallo, Greninja Ranocchia Ninja e Arceus Dio! E ho perso lo stesso. Il leggendario. Battling? Nessun problema, sei Arceus e il caso è fatto. Beh, potrei anche metterci Archeokyoge, non lo so, Rayquaza, ma sì, dai, allora vediamo. Come sarebbe a dire che nello 1 non sono ammessi? Ma allora, ma che razza di battle è se uno non può utilizzare quelli che vuole, quelli che gli piacciono di più? Oh! Adoro Arceus, ok? Il novellino, detto anche l'ignorante. Sì, ma scusami un attimo, ma i fu e le fu cosa sono? Spiegami. Beh, sono valori individuali e punti allenamento. Servono per potenziare ogni singolo Pokémon. E la natura, a che serve? La natura serve per potenziare una statistica del 10% e diminuirne un'altra del 10%. Aiuta a valutare le potenzialità. Perché è tutto scritto in inglese qui? Perché la lingua del sito dei Pokémon è inglese. Pokémon! Cos'è un Pokémon? Basta, ci rinuncio. Il rosicone. Vabbè, mi avrei battuto, però no, cioè hai avuto solo fortuna. Eh sì, sei fortuna, tanto sei una piffa, sei scarso. Ma scusami, ti ho battuto 5 volte, non una, cioè... Voglio dire, non continuare a dire che sono io quello scarso. Fatti due domande, magari pensa che devi cambiare strategia, poi magari ti fissi che tu sei bravo quando in realtà stai prendendo le pizze, io lo dico per te. Tanto sei scarso lo stesso, è inutile che parli, è andato di fatto, sei scarso. Ciao. Vabbè, contento te, sei meglio te, eh. Ciao, fai come vuoi. Lo stratega, quello che passa ore a cercare sempre nuovi modi per giostrarsi nel battling. Allora, è perfetto, questo lo faccio in questo modo, in modo tale che possa subire al 70% un terremoto senza andare KO, poi lo evso in modo tale che possa ricevere dagli avanzi un certo numero di PS, ma se usasse Panciamburo potrebbe comunque ricaricarsi subito con la Bacca Cedro, e quest'altro inoltre lo voglio mettere in modo tale che regga precisamente quel colpo, ok? Solo quel colpo e nessun altro! Ah, questa è strategia, signori, questa è strategia. No! Beh, la strategia del cazzo! Il piagnone, quello che dopo aver perso passa tutto il tempo a lamentarsi e a cercare giustifiche per la sua sconfitta. No! Ma dai! Ho perso di nuovo. Vabbè, sì, certo, ovvio, Landorus, Aegislash, Mega Kangaskhan, certo, sono buoni tutti così ad utilizzare i Pokémon più forti della tier e a vincere, sono buono anch'io. No, uno così non è un bravo player, uno così è il cancro dei Pokémon, porca la miseria. Io sono un bravo player che tento di utilizzare dei Pokémon Pippa per vincere, tutti dovrebbero utilizzare dei Pokémon Pippa per vincere. Oh, questi è essere bravo player, non ste pippe che usano i Mega Kangaskhan, vari, eccetera. Pff, guarda che scherzi, e poi vincono. Oh, mamma, guarda Teo. Il monotyper, quello che non importa quanti tipi esistono, la mia squadra sarà sempre dello stesso tipo. Sì, ho il team pronto, nessuno potrà battere i miei tipi drago. E allora adesso a noi due, battling di showdown! Ando! Maledizione, stupidi folletti. Lo sclerato, se vogliamo, un livello estremamente più alto del rosicone. Guarda te! Ma che ladro di me! Porca p***a! Sei uno s***o! Ogni po'... Adesso te lo scrivo tutto, porca la miseria, sei uno s***o! C'hai un culo della miseria, non devi giocare a Pokémon perché porca la miseria, se te becco per strada ti piglio a pizze, brutta testa di c***o! Io ti distruggo l'anima, vaffa c***o! Oh, testa di c***o! Il TSO, senza dubbio la categoria più divertente. Ma lascio giudicare voi. No! Non lo butto! No! Fanculo! E infine il gamer, la categoria che ci sentiamo tutti prima di diventare una delle sopraelencate. Allora, perfetto. Allora, il gol fisico ce l'ho, l'attaccante anche. Oh,
Mi manca uno spiker, ma non dovrebbe essere problema. Un defogger e l'annoyer è lì, il mio bel Sableye pronto a fare danni con fuoco fatuo. Vabbè, look for a battle e vediamo un po' come va, speriamo bene, dai. Ragazzi, questo era Incontri su Showdown. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace, condividete su Facebook, iscrivetevi al canale e mettete un mi piace anche alla pagina Facebook che trovate nel link in sovraimpressione. Questo era Julius95. Play the game.